Ciao ragazzi, ho portato un po' di strumenti con cui di solito faccio i capelli. Oggi li proviamo insieme così scopriamo pure quali tra questi vale davvero la pena acquistare. Eccola qui, io l'ho messa a 160. Iniziamo! Iniziamo da questa spazzola, la adoro perché è facilissima da usare, infatti liscia i capelli semplicemente spazzolando. Ragazzi, ma posso dire che è lo strumento mio preferito, poi 9,90 l'ho pagato. Adesso proviamo la mia spazzola del cuore, che ha due funzioni, quella tiepida, un pochino più calda, e poi c'è la parte del freddo per freddare il riccio, ma voi sapete che non lo faccio quasi mai, e quindi è il mio amore perché soprattutto se avete i capelli crespi vi aiuta, perché contemporaneamente ad asciugarli vi mette anche un pochettino in piega i capelli, ovviamente non fa boccoli, non piastra, quindi la durata è un po' quella della piega, e quindi proviamola. Ma prima di iniziare ricordate di mettere sempre il termoprotettore, e questo di Vanille ha una formula in crema che non bagna i capelli, e oltre a proteggerli dal calore è super nutriente grazie alla propoli e alla pappa reale. Adoro questa spazzola proprio perché toglie il crespo in pochi gesti, proprio così come state vedendo, fa delle ciocchette veramente stupende, sia piccoline così proprio come questa, ma ha un risultato stupendo anche su ciocche molto molto grandi. Piccolo consiglio: per far durare di più la piega basta fermare le ciocchette con una mollettina. Guardate quanto è bello, stupendo. E adesso mettiamo a confronto Remington, più o meno sui 19 euro, e GHD, che viene qualcosina di più. Vediamo qual è l'onda che ci piace di più. Anche qui ricordate di mettere il termoprotettore per evitare doppie punte e capelli spezzati. Qui metto una temperatura di 180. Divido a metà. Ovviamente faccio sempre ciocchettine molto piccole e anche qui le fisso prima di lasciarle freddare. Qui la temperatura non si può regolare, quindi fa tutto da sola in base al tipo di capello. Pronta. E questo è il risultato: GHD contro Remington. Ragazzi, chi vince? Ma soprattutto, tra questi strumenti, qual è il vostro preferito? Ciao ragazzi!